Bene, allora siamo arrivati qua e adesso iniziamo a, come vi avevo anticipato, ad andare ad un livello di dettaglio maggiore, cioè non parliamo più di diritto d'autore come se fosse un tutt'uno, ma vi avevo già anticipato, i diritti d'autore sono tanti, sono classificati secondo appunto tutta una architettura che va conosciuta giusto per muoversi anche lì. Non riusciremo, cioè, questa lezione normalmente mi porta via solo la parte su l'analisi dei vari diritti, mi porta via a volte 3-4 ore, se quando la faccio in università, è chiaro che qua dobbiamo comprimere, andare molto veloce, però iniziamo subito con un impatto visivo abbastanza tosto, che è questo, cioè uno schema che viene dal mio libro Capire il copyright, in cui sostanzialmente vediamo tutti i diritti che la legge italiana sul diritto d'autore prevede, contempla. Probabilmente ne mancano anche alcuni, nel senso che boh, può essere che alcuni mi siano sfuggiti, per sintesi li ho lasciati fuori, però vedete che non è poca roba, cioè, e soprattutto vedete che la classificazione parte da una prima dicotomia là in alto, che è quella tra diritti di carattere personale, di tipo personale, e diritti di tipo patrimoniale. E già ci fa capire che il nostro diritto d'autore, che è appunto un diritto d'autore, non un copyright all'inglese, all'anglo-americana, ma un diritto d'autore, quindi figlio del modello francese, è un diritto che ha anche questa componente, una componente personale, cioè il diritto d'autore serve il diritto d'autore italiano con quello francese, quello spagnolo, quello tedesco, cioè tutti i paesi in cui la codificazione civile napoleonica ha esportato il modello francese. È un diritto d'autore che contempla anche appunto una parte di diritti, quelli che vengono chiamati diritti morali, no? Cioè diritti che creano un legame personale e reputazionale tra l'autore e le sue opere. Quindi lo stile, il modo, il pensiero, la filosofia di vita dell'autore viene rispecchiata anche nelle sue creazioni. Quindi le opere non hanno solo una valenza economica, quindi non è sufficiente pagare i diritti per poter poi fare qualsiasi cosa, perché poi c'è nel nostro diritto anche quell'aspetto, cioè del rispettare la moralità, potremmo dire, la reputazione creativa dell'autore. Cosa non da poco, è abbastanza, passatemi il termine, fastidiosa dal punto di vista giuridico, perché vuol dire che cosa? Vuol dire che l'autore non te lo levi mai davvero di torno, soprattutto perché, come vedete, i diritti morali qua c'è scritto sono inalienabili e inestinguibili, dopo ci torniamo, e vuol dire che, appunto, essendo inalienabili e inestinguibili, da un lato l'autore non li può cedere, perché sono inalienabili, e dall'altro sono inestinguibili, cioè durano in eterno in teoria, e vengono esercitati dagli eredi finché si riesce a mantenere come dire, collegamento tra fila, diciamo, dei vari eredi. E quindi, insomma, vedete che è una complicazione non da poco. Gli americani hanno un meccanismo un po' diverso, cioè non hanno questo, sostanzialmente il diritto d'autore americano, inglese, americano, non ha questa colonna e ha solamente le due colonne principali qua in mezzo e la parte qua di fianco sul diritto sui generis e equo compenso. Non è, no, scusate, gli americani non hanno neanche il diritto sui generis, che è una cosa tipicamente dell'Unione Europea. E l'equo compenso, beh, di queste due cose non ne parleremo, non riusciremo ad arrivarci, equo compenso e diritto sui generis, quindi fate finta che questo schema non è, questa parte dello schema non esista, però sicuramente adesso ci concentriamo sulle tre colonne principali, i diritti morali e poi i diritti che hanno quella invece componente patrimoniale, cioè la componente, cioè lo scopo di permettere all'autore una remunerazione sulle sue opere. E qua, ripeto, sta a voi capire come autori di opere didattiche quali vi interessa di più tutelare. Ovvero, a volte è una questione reputazionale, a volte, come dire, non gradite che una vostra presentazione a slide, un vostro video divulgativo venga utilizzato in un certo tipo di contesto o storpiato in un modo tale che sembra farvi dire delle cose che voi non avreste mai detto. Tipico esempio di violazione del diritto morale, dei diritti di tipo personale. Altre volte non gradite che qualche, che ne so, società di formazione venda un corso online, magari anche a pagamento, con un pagamento abbastanza alto, in cui scoprite che c'è tra i materiali didattici una vostra dispensa, un vostro video divulgativo o delle vostre infografiche.
ed è quindi in quel caso agite invece sul piano dei diritti di carattere patrimoniale. Ok? Quindi cominciamo a inquadrare più concretamente di cosa stiamo parlando e non rimanere solo sul piano teorico. Adesso vediamo un po' di più nel dettaglio, come vi dicevo. Eccoli. Scusate, sposto di qua perché mi dà fastidio. Ok. Allora, diritti morali d'autore, come vi ho detto, inalienabili e inestinguibili. Che cosa, il significato di queste due parole l'abbiamo già detto, in realtà si spiegano anche abbastanza da sole. Cioè, non posso cederli e non scadono mai. Ripeto, già queste due caratteristiche creano non poche scocciature dal punto di vista giuridico, no? In altre parole, anche qua posso dire semplicemente un diritto inalienabile vuol dire che non può essere ceduto in un contratto, quindi difficilmente troverete in un contratto che ne so, di cessione dei diritti d'autore, quindi ad esempio un contratto di edizione, una clausola, un articolo in cui vi viene chiesta la cessione del diritto morale, perché non avrebbe senso, sarebbe come se come non esistesse questo articolo, questa clausola nel contratto. E sono strettamente legate alla reputazione creativa dell'autore, l'abbiamo già detto. Non sono però così tanti i casi, cioè ecco, sono delle scocciature, possono creare a volte dei problemi lato utilizzatore e possono essere ovviamente di grande aiuto lato autore, a seconda di come si guarda la materia. Però dobbiamo ricordarci che i casi sono questi quattro, non tanto di più di questi. Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, articolo 20, quindi il fatto che l'autore abbia sempre, diciamo, diritto a che il suo nome venga collegato alla sua opera. E come vedete, salto di uno, anche nel caso di opere anonime e pseudonime, cioè anche nel caso un autore abbia pubblicato per anni le sue opere come anonimo, come pseudonimo, ha sempre il diritto di rivelarsi successivamente. Quindi vedete perché l'autore non ce lo leviamo mai di torno? Perché davvero anche quando l'autore non si è palesato per tanto tempo, può palesarsi dopo. Può decidere di collegare le sue opere al suo nome successivamente. E il fatto che questa cosa sia chiamata diritto vuol dire che la legge gli garantisce un'azione giudiziaria per fare ciò, per poter agire su questo diritto, azionare questo diritto, diremmo noi giuristi. Quello che ho saltato invece, che probabilmente è quello che entra in gioco più spesso, cioè il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, quello che abbiamo detto prima brevemente come esempio, no? Cioè il fatto che un autore non gradisca che la sua opera venga utilizzata in qualche modo, che sia, scusate, non utilizzata, che sia modificata in un modo che sia lesivo della sua reputazione d'autore. Provate a pensare quando un'opera può essere utilizzata in modo lesivo della reputazione, no? Io uso un classico esempio che è relativo alla musica classica, scusate il giro di parole. No, la musica classica, io se voglio usare, se voglio suonare Verdi, Rossini o Puccini, non devo chiedere il permesso ai parenti di Verdi, Puccini, Rossini, benché probabilmente esistano ancora e si sappia chi sono, no? I parenti di Puccini e di Verdi, insomma, non sono persone morte a inizio del Novecento, quindi sì, probabilmente si conoscono, ma non devo chiedere il permesso perché in realtà è un'opera di pubblico dominio, sono opere di pubblico dominio perché cadute finalmente nel pubblico dominio, cioè vedremo dopo i diritti d'autore, quelli di carattere patrimoniale. A un certo punto scadono, 70 anni dalla morte dell'autore, quindi l'opera diventa di uso di libero utilizzo, no? Però se questo utilizzo va oltre l'aspetto morale, allora davvero gli eredi di Giuseppe Verdi o di Puccini possono farsi vivi e agire affinché io non faccia queste modifiche. Quindi, ad esempio, storpiare il testo dell'Aida della Tosca per farla diventare una cosa, non so, ridicola, svilente, volgare, pornografica o addirittura, caso che non è, che è successo, sì, anche se non con questi autori, ma simile, per farlo diventare un inno di carattere nazista, neonazista, neofascista. No, quindi utilizzare un brano di musica classica come, modificandone magari il testo,
per farlo diventare qualcosa di fanatico, che viene utilizzato per fare i raduni col braccio alzato, ecco, questa cosa può essere un classico esempio di violazione della reputazione dell'autore. Perché? Perché Giuseppe Verdi, Puccini o Wagner non erano noti certo per essere autori che avevano quel tipo di impostazione, nonostante abbiano parlato magari della patria, no, di valori tipici romantici dell'Ottocento. Però ecco, basta a volte cambiare due parole e la patria diventa la nazione, il contesto diventa un altro, e quindi quella diventa una modifica, anche se minuscola, che va a toccare un aspetto reputazionale. E quindi lì entra in gioco un diritto morale, anche se il diritto d'autore, quell'altro, diciamo, quello di carattere patrimoniale, di carattere economico-patrimoniale, è scaduto da tempo. L'ultimo diritto, il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, cioè è previsto nella nostra legge che addirittura l'autore si penta della pubblicazione dell'opera, ma deve ovviamente addurre le gravi ragioni morali, cioè vabbè, non possiamo fare troppo, cioè, se no perdiamo troppo tempo, però deve dimostrare che sono sopraggiunte gravi ragioni morali che fanno sì che, insomma, che quella opera lui non la voglia più diffondere, no? Un esempio veloce, non so, un'autobiografia in cui, non so, un cantante, un calciatore parla di suo padre come modello di moralità, e poi dopo la pubblicazione del libro scopre che quel suo padre in realtà era un boss mafioso, un delinquente, arrestato, ok, allora in quel caso, insomma, pensa che forse sia più conveniente ritirare l'opera dal commercio perché non rispecchia più quello che lui pensa e quello che lui sente. Ecco, in quel caso la legge addirittura prevede questa opzione. E quindi vedete come questi diritti non hanno nulla a che fare con l'aspetto patrimoniale, a volte addirittura sono degli autogol dal punto di vista patrimoniale. Perché soprattutto in quest'ultimo caso che vi ho citato, il cantante calciatore che vuole ritirare l'opera dal commercio deve assumersi addirittura le spese per il ritiro dell'opera dal commercio. Quindi deve rimborsare gli editori e i distributori che hanno investito su quell'opera, cosa che appunto non è da poco. Passando invece sul piano patrimoniale, quindi vediamo quei diritti che invece vanno nella direzione opposta, cioè servono all'autore per remunerarsi, cioè per cercare di monetizzare, come si usa molto adesso, monetizzare la sua creatività, cioè riuscire a sfruttare il diritto d'autore in un'ottica di rientro economico. Infatti si chiamano diritti esclusivi di utilizzazione economica. Esclusivi perché? Perché il loro lavoro è proprio quello di creare un rapporto di esclusiva, cioè di escludere alcuni soggetti dall'utilizzo, dallo sfruttamento delle opere. Cioè, io ho un diritto esclusivo, vuol dire che sono io l'unico soggetto che può avvantaggiarsi economicamente di quell'opera. Quando si dice che quel cantante ha firmato l'esclusiva con quella casa discografica, vuol dire che per tutta la durata del contratto lui si è legato in modo esclusivo, cioè solo con loro, escludendo quindi tutti gli altri, per la produzione dei dischi, dei brani musicali. Questi sono, vedete, alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro. Cioè, alienabili, esattamente il contrario di quello che abbiamo detto dei diritti morali, cioè nascono questi diritti proprio per essere alienati, cioè per essere ceduti ad altri soggetti. Ok? E guai se non lo facessero, perché cioè, il loro lavoro è quello, cioè io faccio contratti di diritti d'autore, faccio contratti di edizione proprio perché grazie alla cessione del mio diritto l'editore mi dà in cambio una royalty, mi dà una remunerazione sull'utilizzo delle opere. Ok? Scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, cioè vuol dire che io addirittura posso scegliere di tagliare la torta a fette più piccole, cioè di scomporla in modo tale che ho più fette e mangio cioè, e le vendo a più persone, quindi guadagno di più, no? Decido di fare un romanzo e poi faccio dei contratti con le varie agenzie per le traduzioni, quindi ho un contratto per la traduzione in tedesco con una casa editrice tedesca, ho un contratto con la traduzione in spagnolo con la casa editrice spagnola, e poi magari con un'altra casa editrice argentina per l'edizione. Quindi posso tagliarlo a fette più piccole a seconda di quanto riesco a essere abile nel fare mercato dei miei diritti. E
durano fino a 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Ecco, come vi dicevo prima, a differenza dei diritti, dei cosiddetti diritti morali, questi invece non hanno, che non hanno scadenza, questi invece hanno una scadenza che è di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Attenzione, cioè non dalla pubblicazione, dalla morte, quindi vuol dire che a volte sono tantissimi anni in più. Cioè, un autore molto giovane che crea un'opera a, che ne so, a 20 anni, un musicista molto bravo che a 18 anni ha scritto già un'opera, un brano musicale molto, molto famoso, e poi campa fino a 90 o fino a 95 anni, vuol dire che lui ha 75 anni durante tutta la sua vita di tutela, più altri 70, arrivando ad un totale di 105, 140 anni, 145 anni, quindi quasi un secolo e mezzo di tutela. Ok? Quindi è tanta roba, cioè il diritto d'autore è lunghissimo. Cioè, quindi anche se si dice che a un certo punto scade, in realtà è quasi eterno, nel senso che poi ci sono vari modi per allungargli la vita. A parte che adesso stanno discutendo di portare i 70 anni a 90, e sta cosa temo che prima o poi riescano a farla. Ciò nonostante, fino adesso la regola è quella. Quest'anno, tra l'altro, scusate, i 70 anni partono sempre dal 1º gennaio di ogni anno, quindi bisogna calcolare l'anno intero, l'anno solare intero. Quindi a volte sono 71, no? Nel senso che se un autore muore il 2 di gennaio, bisogna far passare tutto quell'anno e poi si iniziano a contare 70. E infatti, quest'anno, al 1º di gennaio, se andate sulla mia pagina Facebook, c'è ancora il video. Ho fatto una diretta alle ore 12, alle 24:30, cioè di notte, perché tanto eravamo a casa. Faccio una diretta per annunciare che quest'anno è un anno particolarmente d'oro per il pubblico dominio, perché sono caduti in pubblico dominio nomi come Cesare Pavese, Trilussa, Orwell, un'opera di Fitzgerald, vabbè, un bel po' di autori di opere letterarie interessanti. Adesso dovete andare a leggere il mio post, anche degli scienziati, dei sociologi che hanno scritto opere di un certo peso. E non tutti gli anni sono buoni, eh? Ogni tanto, quest'anno nel 1950 sono morti molte persone, molti intellettuali, molti autori importanti, e quindi il 1º gennaio del 2021 questi sono caduti in pubblico dominio. Aggiungo che è dell'ultimo autore perché non sempre le opere si fanno da soli, quindi bisogna aspettare che muoiano tutti gli autori. Motivo per cui tutte le opere firmate da Lennon McCartney, no? I due autori dei brani dei Beatles, di quasi tutti i brani dei Beatles, in realtà noi non sappiamo quando scadranno i diritti, perché? Perché è ancora in vita Paul McCartney. Quindi, anche se John Lennon è morto nell'80, in realtà i 70 anni non sono ancora partiti. Cioè non possiamo ancora iniziare a contare. Quindi anche gli eredi di John Lennon si avvantaggiano della buona salute di Paul McCartney, detto in battuta ovviamente, però è così. No, quindi più campa Paul McCartney, più mangiano anche gli eredi di John Lennon. E questo non è da poco, perché adesso facendo l'esempio delle opere letterarie, quasi sempre l'opera letteraria è scritta da una persona sola, ma se andiamo sulle opere cinematografiche, le opere musicali, dove invece è più facile che ci siano più autori, diventa una complicazione non da poco, perché vuol dire che se io voglio verificare la caduta in pubblico dominio di quell'opera, devo essere sicuro che siano morti tutti gli autori. E non è una cosa da poco andare a verificarli tutti. Adesso vi ho detto Lennon McCartney, grazie, vado su Wikipedia, vado a vedere quando sono morti, vedo che uno è ancora vivo e quindi finisce il gioco. Quando abbiamo a che fare con autori, con opere un po' più di nicchia, un po' meno note, ecco che si pone il problema di avere la certezza e avere l'informazione corretta della loro morte, della scadenza dei diritti, cosa non sempre appunto agevole. Chiuso il discorso, vabbè, vi facevo notare che qua in basso vengono chiamati diritti d'autore in senso stretto, nel senso che vengono chiamati anche così diritti d'autore semplicemente. Anche quelli morali sono diritti d'autore. Ciò nonostante non vengono, nel gergo comune, non vengono mai considerati perché tanto non rientrano nei contratti, no? Quindi non troverete mai un contratto in cui si dice: ah, guarda, ho ceduto i miei diritti morali d'autore. E quindi è chiaro che se vi chiedono di cedere i diritti d'autore, si stanno comunque riferendo a questi, perché
quelli di carattere economico, ecco perché poi sono in senso stretto considerati i diritti d'autore. Scusate, dicevo, guardiamoli velocemente, sono questi, il diritto di pubblicare l'opera, cioè questi, allora, riportandolo alla vostra realtà, questi sono tutti i diritti che quando voi create una risorsa didattica, un contenuto didattico originale vostro, quindi di cui siete autori, la legge automaticamente vi attribuisce, quindi la legge vi attribuisce tutto questa parentesi graffa di diritti, questo fascio di diritti, automaticamente, senza dover fare nulla. Quindi diritto di pubblicare l'opera, il diritto di riprodurre l'opera, cioè allora, il diritto di riprodurre l'opera è quello che gli americani chiamerebbero copyright, il diritto di fare copie, di riprodurlo, il diritto di trascrivere l'opera. Quello che dicevamo prima, cioè il diritto del, non so, sbobinare questa mia lezione, no? Sbobinare questa mia lezione è una trascrizione e quella roba lì ho io, su quella roba lì ho io il diritto, cioè se voi, se uno di voi fa la trascrizione di questo mio webinar, in realtà mi deve chiedere il permesso se poi la vuole sfruttare, la vuole diffondere, ok? Il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera è il diritto che si paga alla SIAE quando si fa un'esecuzione in pubblico, si fa un concertino, si fa una rappresentazione teatrale, no? Tutto ciò che viene fatto di fronte a un pubblico, compresa anche una lettura in pubblico, cioè una lettura di un romanzo o di un libro di poesie di fronte a un pubblico, genera il diritto ex articolo 15. E in teoria richiede il pagamento della SIAE, salvo poi appunto in alcuni casi essere esentati. Il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico, che è il diritto tipico del mondo di internet, cioè non tanto il comunicare in streaming, ma metterla su un server e lasciare che chi la vuole poi fruire, chi ne vuole fruire, la vada a prendere e la vada a scaricare o la vada a vedere quando vuole, quando gli è più comodo. Quello è il tipico diritto che entra in gioco nel mondo di internet. Il diritto di distribuire l'opera, che è un diritto fondamentale soprattutto nel mondo quello pre-digitale, cioè dove ci sono anche adesso ancora le copie fisiche, quindi il diritto di farne distribuzione è fondamentale, cioè io che l'ho visto sulla mia pelle con i miei libri, distribuire un libro è un lavoraccio se non sei sotto una grande casa editrice, quindi avere la possibilità di cedere questo diritto ad una casa di distribuzione che ha una bella rete di distribuzione ti permette di far arrivare il libro ad un pubblico più ampio. Però ovviamente questo diritto costa e quindi diventa oggetto di contrattazione. Il diritto di tradurre, vedete, articolo 18 comprende tre diritti separati che sono tutti sotto lo stesso articolo: il diritto di tradurre l'opera, il diritto di fare modifiche e rielaborazioni dell'opera e il diritto di pubblicare l'opera in raccolta. Quindi, vabbè, traduzione si capisce da solo, modificare, elaborare vuol dire ad esempio fare un remix, fare una rielaborazione teatrale di un testo letterario, fare da una presentazione a slide come le mie, tirar fuori una sorta di infografica o di farne un video divulgativo. Queste sono tutte forme di rielaborazione creativa, quindi così, quelle che gli americani chiamerebbero opere derivate. Perché dopo ce lo troviamo, la parola opera derivata ce la troviamo quando parleremo di Creative Commons. Poi, scusate, dicevo, invece poi il diritto di pubblicare l'opera in raccolta è il diritto che entra in gioco quando facciamo una raccolta, quindi ad esempio partecipare a un convegno di cui poi viene fatta la pubblicazione con gli atti del convegno, no? Ecco, io come autore del mio testo posso decidere o meno se cedere questo diritto. Perché magari gli altri di questo convegno, gli altri partecipanti a questo convegno mi stanno antipatici, io non voglio che la mia opera vada insieme a quella di altri, voglio fare una mia raccolta e tenerle sempre insieme a opere di mia firma. Ok? Questo è un diritto che la legge prevede, come ad esempio fare le raccolte musicali, no? Le cosiddette compilation, mettere insieme brani musicali su un unico supporto, vuol dire che il produttore deve farsi dare questo articolo 18, questo diritto da parte di tutti i titolari di diritto d'autore. E infine il diritto di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito, che è il diritto che insomma adesso siamo un po'. Passa tutto attraverso internet, quindi una volta c'erano, vi ricordate, le videoteche, le mediateche in cui andavi, pagavi un tot e noleggiavi il VHS o il DVD o il Blu-ray.
E quello generava tutto un mercato ed era basato su questo articolo 18 bis, sostanzialmente. E infine il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte, di manoscritti. È uno strano diritto su opere che non hanno copie, però vabbè, non ce ne occupiamo in una sede come questa. Altra slide, cioè il passaggio, diciamo l'ultima gamba dello schema, ovvero i diritti cosiddetti connessi. Connessi a cosa? Connessi, lo vediamo qua in basso, connessi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, l'asterisco, no? Perché sono in effetti connessi a quelli che abbiamo letto finora, cioè ai diritti d'autore in senso stretto, i diritti di utilizzazione economica, cioè l'attività che fanno questi soggetti titolari di diritti connessi è un'attività strettamente legata alla produzione di opere creative, anche se non è una vera e propria attività autorale, cioè non è un'attività di creazione di opere, ma è più un'attività, come vedremo, di o confezionamento o di diffusione, messa a disposizione del pubblico delle opere. E infatti, come vedete, parliamo di produttori fonografici, emittenti radiofoniche e televisive, artisti, interpreti, esecutori, cioè soggetti che lavorano e mettono a disposizione del pubblico opere che sono state però create e scritte da altri. No? Il produttore discografico è colui che finanzia e incide un disco, ma non è l'autore delle canzoni. Quindi sono due soggetti separati e hanno ciascuno un loro diritto. Quindi, se io riproduco i brani dei Beatles, oltre a dover tenere in conto i diritti di Lennon e McCartney che hanno scritto la canzone, devo tenere in conto anche i diritti di George Harrison e Ringo Starr che hanno suonato, e sono artisti interpreti ed esecutori anche loro, e anche i diritti del discografico che ha seguito e finanziato l'incisione del brano su un supporto. Ok? Quindi abbiamo già, vedete, tre strati di diritti sullo stesso tipo di opera, cioè su un brano musicale, su un'opera discografica, un brano quindi inciso su supporto, abbiamo già questi tre strati. Il diritto degli autori, il diritto degli interpreti e esecutori e il diritto del produttore fonografico. Quindi vedete come si sta complicando tutta la faccenda. Non so quanto voi come autori diventerete anche produttori delle vostre opere, però insomma chi di voi, ci sono un sacco ad esempio di musicisti che fanno musica elettronica utilizzando apparecchiature digitali e fanno tutto, sono autori sia della parte musicale sia del testo, sono interpreti perché suonano e programmano le varie parti e poi sono anche, diciamo, produttori perché creano, diciamo, il supporto su cui poi viene, cioè, diciamo, fissano su una registrazione e creano il file che poi viene diffuso e quindi hanno tutto il fascio dei diritti. In altri casi invece no, abbiamo soggetti che si sovrappongono e quindi la questione anche dal punto di vista contrattuale diventa più complicata. Questo però comporta un'altra problematica e ci spostiamo adesso dal lato degli utilizzatori, cioè quando voi realizzate un video divulgativo, no? Classico video che faccio per i miei studenti e che poi deve essere messo su YouTube. A volte alcuni vostri colleghi mi hanno detto, ma come? Ho fatto un video per l'open day della scuola oppure un video in cui gli studenti parlavano di un loro progetto e come accompagnamento musicale ho pensato di metterci sotto un brano di Vivaldi, no? Quindi un pezzo delle quattro stagioni, quindi un brano che è indubbiamente di pubblico dominio. E infatti su questo non ci piove. Vivaldi è caduto in pubblico dominio, è morto nel 1700, quindi non c'è dubbio che siano passati 70 anni dalla sua morte. Qual è il problema? Che ci sono i diritti comunque di coloro che suonano e di coloro che hanno inciso. No, quindi se io prendo il primo CD che ho in casa e prendo la registrazione da lì, può essere che YouTube me la segnali comunque come violazione di copyright. Non tanto perché ho violato i diritti di Vivaldi, ma perché ho violato i diritti del tizio, dei violinisti, del direttore d'orchestra e del discografico che hanno registrato l'opera. Quindi è una bella rottura di scatole, lo capisco. Infatti bisogna andare a chiedere, cioè se vogliamo fare questo tipo di attività, è meglio andare a pescare i brani musicali da banche dati, da repository, che ce ne sono alcuni anche online fatti molto bene,
che sono liberi sotto tutti i fronti, cioè dove anche il fonogramma è libero, non solamente l'opera, ok? Quindi anche la registrazione è libera. Allora in quel caso in teoria non dovrebbero farmi storie. Però vedete come cominciamo a vedere le varie sfumature e sovrapposizioni. Non abbiamo ancora analizzati tutti bene, quindi faccio passare la slide velocemente. Dicevamo, il diritto del produttore fonografico l'abbiamo capito, come anche il diritto del produttore cinematografico e audiovisivo, cioè è la stessa cosa, solo che è nel campo della cinematografia. Nella cinematografia chi sono gli autori? Gli autori sono, in un'opera, in un film, l'autore è il regista, è l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura principalmente, e anche in alcuni casi l'autore delle musiche originali. Quindi gli autori sono queste quattro persone, ma oltre a queste quattro persone c'è il produttore, che ha un suo diritto separato. I diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva, stesso discorso, no? In un'opera destinata alla trasmissione TV o radio, ci saranno sicuramente gli autori. Quando guardate qualsiasi tipo di programma, dal telegiornale a un programma di intrattenimento, se guardate alla fine, quando passano i titoli di coda, arriva la parte in cui si dice un programma di, e vuol dire che questi sono gli autori, cioè un programma di indica gli autori del programma, coloro che scrivono i testi, che decidono cosa si dice, chi deve parlare, a che ora deve parlare, a che ora passa la pubblicità e via dicendo. Però poi ci sono i diritti relativi i diritti dell'emittente, quindi Mediaset o Rai o BBC o CNN e via dicendo, che hanno un diritto a sé stante, che è questo. I diritti degli artisti, interpreti e esecutori li abbiamo detti prima, quando abbiamo parlato di Ringo Starr e di George Harrison. Un diritto che non deve, adesso vi ho fatto un esempio che può essere fuorviante, perché vi ho citato Ringo Starr e George Harrison, che sono, diciamo, i due Beatles minori, non me ne vogliono i fan dei Beatles, però insomma è un po' così, no? Ma ci sono casi in cui addirittura è il contrario, cioè casi in cui l'interprete è più famoso dell'autore. Se io vi dico Lady Gaga è anche autrice, in effetti quindi non vale, no? Però Beyoncé oppure Rihanna oppure Justin Bieber, questi nomi grossi della musica pop dei giovani di oggi, sono grandi interpreti ma quasi mai autori dei loro brani. Quindi noi sappiamo tutti chi è, non so, Rihanna, chi è Britney Spears, ma se vi dico chi è, ditemi il nome dell'autore di uno dei suoi brani, nessuno parla, perché nessuno sa davvero chi li ha scritti. Devo andare su Wikipedia o sulla copertina del disco e andare a vedere chi sono gli autori, e sono a volte personaggi non particolarmente noti, ok? E anche lì, quindi vedete, se classico esempio che mi conferma che questi qua si chiamano connessi, questi diritti, ma non è che siano minori. Quindi anche nell'ambito del fonogramma, del diritti del discografico, dell'emittente radiofonica e televisiva, a volte pesano addirittura di più questi che quelli degli autori, no? Nell'esempio del radiofonico e televisivo è sempre così, cioè gli autori del programma di Gerry Scott e di Bonolis pochi sanno chi sono. Chi pesa lì, cioè chi decide se quell'opera possa andare su YouTube o meno, su qualche sito internet, è Mediaset, cioè è l'ufficio, no, l'ufficio diritti della casa di emittente radiofonico televisiva. Poi vabbè, abbiamo altri tipi di diritti che interessano un po' di più la vostra attività direttamente, che sono, vedete, quelli relativi alle opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè opere che sono di autori caduti in pubblico dominio, che però vengono pubblicate dopo la caduta in pubblico dominio. Caso non così frequente, però può succedere. Diritti relativi alle edizioni critiche o scientifiche di opere di pubblico dominio, quindi un caso simile, però l'opera è la stessa, cioè faccio, non so, l'ennesimo commento ai Promessi Sposi. I Promessi Sposi sono in pubblico dominio da un bel po', ciò nonostante, se io faccio un'edizione critica, quindi non so, riorganizzo il testo, aggiungo delle note, impagino meglio, ho un diritto che è di edizione critica. I diritti relativi ai bozzetti scene teatrali, i diritti relativi alle fotografie, che non sono quale opere fotografiche, perché nella legge italiana abbiamo una distinzione tra opera fotografica, che è tutelata da diritto d'autore pieno, e semplice fotografia, che è tutelata da diritto connesso. Purtroppo in un corso come quello di oggi non riesco ad andare ad un livello di dettaglio maggiore per farvi capire meglio questa distinzione, vi rimando ad un video che ho fatto poche settimane fa, che trovate sul mio canale YouTube, che spiega bene la differenza.
diritti relativi alla corrispondenza epistolare, i diritti relativi al ritratto, che sono i cosiddetti diritti d'immagine. Questi li rivedremo quando parleremo della privacy la prossima volta. Cioè, è un punto di contatto, diciamo, tra il mondo dell'ambito del copyright e del diritto d'autore e l'ambito della privacy. Perché cioè le persone che si fanno ritrarre in una fotografia o in un video hanno, diciamo, sia un diritto connesso, come articolo 86 della legge sul diritto d'autore, ma anche il diritto all'immagine, in quanto immagine tutelata anche come dato personale. Questa cosa la spiegheremo meglio la prossima volta, però ecco, per adesso tenetevela lì. Per farvi capire, cioè, i diritti relativi al ritratto sono i diritti di coloro che vendono la loro immagine per lavoro, cioè pensate ai testimonial della pubblicità, no? Alle fotomodelle, no, fotomodelle, fotomodelli, che si fanno ritrarre con la borsa nuova di Gucci, no? Cioè la modella X, non lo so, la Naomi Campbell che si fa ritrarre con la borsa. Lei ovviamente è un personaggio riconoscibile, è un volto noto, e tu stai pagando la sua notorietà, stai pagando la sua faccia. Lei non sta interpretando un'opera, è solamente in posa di fronte a una macchina fotografica. Il diritto d'autore su quella foto è del fotografo. Cioè, il vero diritto d'autore è quello del fotografo, che in realtà quasi nessuno sa chi è, ma tutti sanno chi è la modella fotografata, che ha un diritto connesso. Quindi, altra prova di quello che dicevo prima, del fatto che il diritto connesso a volte, dal punto di vista economico, addirittura pesa di più del diritto d'autore. Quindi non è il suo fratello povero, ecco. Vabbè, e poi l'ultimo punto, i diritti relativi ai progetti per lavoro di ingegneria, insomma, non ci interessa molto. Vediamo l'ora, ok.